potrà proseguire con questa maggioranza con dentro i 5 Stelle, secondo lei? Ma questo è il nostro auspicio. Io ho sempre capito che il voto di ieri, che questa mancata fiducia, era semplicemente connessa ad una scelta di merito particolare legata all'inceneritore di Roma. Io credo che questa scelta sia stata un errore, però ora si tratta di verificare fino in fondo se invece c'è un tema di rapporto di fiducia più generale col governo. Credo che queste ore debbano portarci a sciogliere tutti i nodi, e credo che il Presidente del Consiglio abbia voluto porre una grande questione di chiarezza. Io ho massima fiducia nel Presidente della Repubblica e nel percorso che ha immaginato. Credo che sia giustissimo il passaggio parlamentare, è giusto consumare, come è naturale, insomma, un passaggio anche di natura formale, e l'auspicio però è che gli interessi del Paese vengano prima di ogni altra cosa. Sarebbe possibile un governo